Allora, eccoci qui all'Agip del Porto Salvo con tre pullman che stanno per partire per la Lamezia Terme. Chiaramente non sono tre pullman di tifosi, ma di giovani che si sono avvicinati alla politica, giovani che vanno all'incontro, ricordiamolo, meeting della gioventù a Lamezia per incontrare Giuseppe Scopelliti. Tanto movimento dei giovani verso la politica, un segnale per te che sei giovane di interesse verso la politica? È un segnale positivo verso la politica, vuol dire che anche i giovani di Melito si avvicinano a quest'altro mondo che prima, diciamo, non avevano visto. Ecco, allora, Peppe Scopelliti, sappiamo che come slogan della sua campagna elettorale ha come una delle prime voci la meritocrazia. Quindi voi giovani, cosa fate per meritare di entrare in politica? Cosa fate per la politica? Cerchiamo di avvicinarsi sempre di più per capire i problemi soprattutto della nostra Calabria e dell'Italia in generale successivamente. Ecco, che ne pensi di questa iniziativa che forse è unica nel suo genere, una Calabria che si muove i giovani soprattutto per andare, ricordiamolo, fate più di 100 km per andare a incontrare presenziale a questo momento? Beh, senza dubbio per Melito è una novità. Infatti la maggior parte dei ragazzi di Melito non si sono neanche mai interessati alla politica. Alle spalle non sono tifosi, ma sono ragazzi che vogliono interessarsi di politica. Sì, ma infatti questa è sinceramente stata una trovata molto positiva, soprattutto per la politica e per i ragazzi di Melito, perché come dicevo prima non si sono mai avvicinati alla politica e il fatto che avendo a disposizione dei pullman essi decidono di portare avanti, diciamo, questo slogan di Scopelliti o quantomeno anche solo di avvicinarsi alla politica, secondo me è una cosa molto positiva, ci dà l'opportunità un giorno di poter cambiare le cose. Ecco, pensate che con Peppe Scopelliti, governatore della Calabria, possono cambiare le cose? E se sì, cosa in particolare? Possono cambiare anche perché, diciamo, è reggino, quindi vede più i problemi da questo lato della Calabria che, come si è visto negli altri anni, hanno un po' abbandonato, e speriamo bene. Bene, allora poi facciamo un lancio con le scuole di Lamezia per questo meeting della giornata. Grazie. Poi abbiamo fatto uno, due, tre. Mario! Ecco un giocatore che va a fare ciao a questo meeting della gioventù. Allora, che sensazione ti fa Peppe Scopelliti candidato a governatore, un giovane poi? Molto importante anche per proprio noi giovani, dato che, come si dice, siamo il futuro del mondo, dell'Italia in questo caso. Della Calabria. Della Calabria, in particolare proprio del meridione del basso mezzogiorno. Sono venuto proprio apposta per vedere questa cosa da dirci e quindi mi sono alzato anche con la febbre, ecco. Dato che sono la febbre, ecco, sono venuto. Lui è Cristian Stelitano, giocatore di buon livello dei nostri campi tra l'eccellenza, la promozione eccetera. Ok Cristian, ci vediamo in giro di Lamezia. Ok, a dopo. Ciao. Valerio, si vede che siamo qui. Ecco Valerio Denaro, prima della partenza. Valerio, Azione Giovane Italia di Melito, protagonista in questa giornata che rappresenta alla Lamezia Terme il meeting della gioventù. Cosa ci puoi dire? Abbiamo un'occasione importante, quella di cambiare, qui è scritto bene. Abbiamo un governatore che con questo incontro, con l'apertura della campagna elettorale, lancia un messaggio importante verso tutti i giovani
tutti i giovani e qui abbiamo una grandissima rappresentanza. Merito, partecipo in maniera piuttosto decisa e sono certo oggi troveremo la risposta di tutta la regione, di tutti i giovani della regione. I giovani che si spostano verso la politica, è un fatto strano per la Calabria. No, è un fatto normalissimo ed è una cosa che sta accadendo sempre di più. Merito in fin dei conti è un esempio di questa tendenza. Speriamo che tutti i giovani, tutti i colori politici si impegnino per dire a loro per il futuro della nostra regione. Cosa vi aspettate da Peppe Scopelliti, governatore della Calabria? Tutto quello che non c'è stato in 5 anni di Loiero. Bene, ci rivediamo alla mezza. Grazie. Arrivederci. Buongiorno. Francesco! Ecco i tre pullman pronti a partire da Melito Portosalvo, direzione Lamezia Terme, meeting per la gioventù insieme a Peppe Scopelliti. Non si dice che sono stati organizzati. Sì. No, non ho detto qualche lontano. Tutti i ragazzi pronti a salire in pullman, vedete ragazzi e ragazze giovanissimi, spinti in motivazione diversa. L'ultimo si è tenuto un video su quella stanza. No, il primo. Se tu sai che io finisco la cosa che faccio. Quindi non è che lui va a parlare. Non è che lui va a parlare. Giusto? Ma più o meno.